E adesso tocca a un milanese doc, Raffaele Morelli, che è medico, psichiatra, psicoterapeuta. Lo sapete, è presidente dell'Istituto Rizza di Medicina Psicosomatica, dirige la rivista Rizza Psicosomatica, è direttore responsabile di tantissime riviste ed è anche vicepresidente della Società Italiana di Medicina Psicosomatica. Raffaele è conosciuto anche moltissimo dai miei amici perché a casa ho una biblioteca, un angolo, è dedicato a lui perché continua a scrivere libri, ne ha già scritti 23 e adesso la faccio ampliare perché siccome è ancora giovane credo che avremo bisogno di un'altra mezza parete. Ve ne cito solo qualcuno, uno dei primi, Lo psichiatra e l'alchimista, Le nuove vie dell'autostima, Le parole che curano, Il cervello sa come curarci, Le storie di chi ce l'ha fatta, Fidati di te, Ciascuno è perfetto, Non siamo nati per soffrire. Quindi solo a leggere l'elenco dei titoli vi potete fare un'idea di quello che sia il Morelli pensiero. Un applauso per farlo avviare da voi, grazie. Buongiorno a tutti, io devo ringraziare Franco e anche Claudio che da anni portano avanti questo discorso delle discipline bionaturali, che è una premessa importante intanto per creare posti di lavoro e contemporaneamente per creare una cultura differente dentro il mondo della cura, dell'approccio al corpo. E pensate che vi erano tanti destini terapeutici che avevamo escluso dalla nostra vita e che soprattutto non avevano il diritto di esistere. Ecco, Franco ha fatto questo lavoro, quindi ha reso possibile che degli operatori che venivano considerati ai margini della realtà diventassero realtà. Bene, grazie tanto a Franco. Io vorrei partire per parlare dell'altruismo da quella bellissima relazione di Guerci. Voi scoprirete per vie differenti, ha detto prima Franco che si uscirà di qui con molti dubbi, no? Ma come è fatto l'altruismo? Di cosa è fatto? Che sostanza è l'altruismo? In che tempo vive l'altruismo? Una cosa posso dire, nel mio lavoro di psicanalista, di psichiatra da tanti anni, quando una persona sta meglio, quando esce un po' da quel buio in cui lo conduceva la sua nevrosi, parla, fa tre cose fondamentalmente. Parla meno dei suoi problemi, cambia spesso i percorsi, proprio i percorsi. È come se entrasse in altri modi di camminare, di stare nel mondo, di direzionarsi e, passato questo tempo, si interessa degli altri. Vicino alla parola altruismo dovevamo scrivere tante parole. Altruismo a quale età? Com'è l'altruismo del bambino? Se dovessimo guardare il pensiero cinese, la sua grandezza, il taoismo, è tutta basata sulla spontaneità. Pensate che la stragrande maggioranza di chi fa il volontariato non vede l'ora di raccontarlo. Non vede l'ora di parlarne. Non vede l'ora di dire a se stesso quanto è buono perché ha fatto il bene degli altri. Ma i mistici ci avevano insegnato che del bene che si fa non se ne parla. Ma non è che non se ne parla perché, io parlo da psicanalista, da simbolista, non è che non se ne parla perché in qualche modo così si dà più valore alla cosa. L'origine dell'altruismo, dell'essere con l'altro, di essere nell'altro, essere per l'altro, insieme all'altro, come ha detto molto bene Guerci, viene dal silenzio, non dalla parola. Se uno dovesse dirmi che cosa caratterizza la nostra epoca più di tutto e prima di tutto, la perdita di ritualità, la perdita di mitologia, la perdita di fiabilizzazione, la perdita delle immagini. Una cultura che non ha più le immagini è destinata a morire. Si parlava prima degli Inuit. Gli Inuit nel momento in cui hanno perso le loro immagini sono diventati tutti alcolizzati. La tradizione. Non posso concepire l'altruismo senza la tradizione. Cos'è la tradizione? Ritrovare stagione dopo stagione ciò che c'è sempre stato e che torna nuovo.
il dono che la natura fa costantemente a coloro che vi partecipano. Non si può scrivere la parola altruismo senza scrivere di vicino la parola sincronicità. Forse il grande lavoro di Jung, la grande coscienza del Novecento, forse il suo vero grande lavoro è stata la sincronicità. Un capolavoro che si strutturava sull'idea che tra noi e le cose c'è un legame di senso, che viviamo sì nel caos, ma c'è qualcosa che a volte ci unisce ad altre cose, ad altre persone, ad altre relazioni. Il suo caso famoso dello scarabeo, lui sta per dire ad una paziente che la terapia è finita, in quanto la signora non migliorava, e dice: guardi signora, mi spiace, ma purtroppo il nostro rapporto psicoterapeuta non funziona, come succede spesso. E mentre sta per dirglielo, la signora dice: sa professore, ho fatto un sogno, ho sognato uno scarabeo. Mentre la signora dice ho sognato uno scarabeo, Jung sente un battere d'aria alla finestra e si accorge che c'è uno scarabeo. La sincronicità. Com'è il tempo dell'altruismo? Tempo e carattere, altruismo sono parole da scrivere vicine, molto vicine. Il mio amico Cardini, il grande studioso del medievalismo, diceva che uno dei miti da sfatare è che i santi siano buoni. I santi non sono buoni, spesso hanno un cattivo carattere, un pessimo carattere. Citava per esempio San Francesco. Una signora, per esempio, veniva da me in psicoterapia, che aveva attacchi di generosità molto forti, si meravigliava per il fatto che spesso aveva delle sfuriate, delle scenate in casa di una violenza col marito o con i figli, che lei stessa definiva inauditi. Allora io non accettava l'ira che subentrava in modo così violento dentro di lei, e non spiegava come questa ira, questa rabbia si accompagnasse ad una grande generosità. Ha compiuto atti di grandissima generosità. Il carattere. Non possiamo essere altruisti se non omologati, se non rispettiamo il nostro carattere. L'altruismo è molto lontano dalla omologazione. L'altruismo è discontinuo e deve essere discontinuo. Discontinuo, per capire bene l'altruismo che avviene nella spontaneità, dovremmo guardare il bambino. Che atti di generosità? In certi istanti ti dona tutti i suoi regali, e atti di individualismo quasi assoluti. Noi viviamo fra questi due mondi, senza l'io non sapremo di esistere, non sappiamo chi siamo, non sapremo dove andare, non sapremo neanche che vita ci spetta, e non avremo soprattutto la coscienza. Tuttavia, noi ci specchiamo e ci guardiamo nel mondo degli altri che abbiamo intorno, uno dei sistemi di riconoscimento. Sono ammirato dalle cose che ha detto Guerci, perché l'ha dette come tutti i grandi, con grande semplicità. La nostra conoscenza del mondo, gli albori della nostra conoscenza del mondo, si basano prima di tutto sulla tattilità, il toccare. Oggi si parla moltissimo della famiglia omosessuale. Ho visto l'altro giorno in televisione due omosessuali che allattavano due piccoli gemelli. Ma si dimentica una cosa importante, non entro nel merito, si dimentica una cosa importante, che il sistema di conoscenza del neonato avviene attraverso il tatto materno. Cioè, non sono più ricerche che hanno dimostrato in modo inequivocabile, ma era evidente, che l'ormone della crescita, l'STH, il somatotropo, il GH, l'ormone della crescita è quello che ci fa sviluppare tutti gli organi, in primis le ossa. L'ormone della crescita viene secreto, immesso nel sangue, dalle aree del cervello più antiche, quando la mamma tocca il bambino, non quando lo tocca un'altra persona. Oppure quando c'è un femminile che ha una persistenza di abitudini. Quindi siamo in un'epoca che considera l'altruismo dare a più popolazioni di genere possibilità di maternage, di familiarità, ma bisogna sapere che siamo costituiti in modo che l'altrui, che è il figlio rispetto alla madre, diventi se stesso quanto più è toccato dalla madre, e quanto più è odorato, annusato, e quanto più vede il volto della madre. Il nostro cervello è fatto in modo tale che quando noi vediamo l'altro, noi siamo visti dall'altro, ma anche quando vediamo dentro di noi, le immagini che vediamo ci vedono. Quando Chuang Tse dice: è la farfalla che ha sognato me, o sono io che ho sognato la farfalla, sta toccando uno dei cardini della più moderna neurofisiologia. Cosa sono i sogni?
Perché ci siano i sogni, bisogna che accada qualcosa di sconvolgente. Bachelard, che conosceva il problema come nessuno, diceva: guarda, bisogna scendere, scendere in un abisso. È un bel dire che di notte vai a dormire, no, di notte vai a morire. Ogni notte noi andiamo a morire, sprofondiamo in un abisso, nel buio assoluto, e in quel buio assoluto, chissà da dove vengono, compaiono immagini. Noi sogniamo qualche cosa come 15-20 minuti, ogni ora 20, ogni ora un quarto, e in quei 20 minuti appaiono dentro di noi centinaia di miliardi, di triliardi di immagini, e noi ricordiamo un frammento a cui cerchiamo da psicanalisti di dare un senso. Ma i sogni sono il nostro amico altruista. È vero che vi sono sogni che rappresentano scarti della vita diurna, è verissimo, è vero che vi sono sogni che non hanno poco o niente da dire, ma vi sono sogni che implicano un destino. I grandi psicanalisti sanno che i sogni non si spiegano, c'è questa maledetta idea di sempre di interpretare, di spiegare, di parlare, di capire. Non c'è niente da capire, c'è da stare con le cose come sono, questo è il grande segreto della vita, stare con le cose come sono. Vedere l'alternanza di emozioni, la rabbia, la tristezza, la paura, l'altruismo, non come elementi definitivi, ma come presenze che si affacciano dentro di noi. Sa, dottore, camminavo e a un certo punto compare un masso. Ho la percezione che sta per arrivare un masso. E arriva, un masso enorme, mi blocca la strada, lo spingo con tutte le mie forze. Quante volte abbiamo sognato di allontanare porte che si aprivano, onde che ci inseguivano. Oggi sappiamo che gli incubi sono immagini importantissime per il cervello. Gli incubi ci fanno bene, molto più bene di quello che noi pensiamo, perché cerchiamo di scacciare. Beh, in questo masso davanti alla strada faccio uno sforzo, non ce la faccio, cambio strada. Il sogno è finito. Ma però, dottore, francamente la mia vita dopo questo sogno non è cambiata. La sua vita no, ma il sogno sì. Il sogno ha cambiato strada. Magari aspetterai degli anni, ma il sogno ha cambiato strada. E questo per dire che gli effetti dell'altruismo non sono visibili, sono scarsamente visibili. Ma se stiamo attenti a come stiamo noi quando aiutiamo l'altro, nella gioia dell'altro proviamo un benessere che altrimenti non proviamo. L'altruismo migliora con l'età. E potremmo dire che l'altruismo avanza con l'età. Si parlava di solitudine. L'altruismo viene dal regno della solitudine. Noi abbiamo bisogno di solitudine. Non c'è stata epoca al mondo che ha parlato così tanto come questa. Solitudine non vuol dire isolamento. Imparare a star soli è la prima voce di cui ha bisogno l'altruismo, che si nutre di silenzio, non di parole. Provate a portare via i vecchi, se sono veri vecchi, da casa loro. Io mi sono arrabbiato con l'assessore a Roma qualche tempo fa, perché avevano pensato che la cosa migliore per i vecchi di un quartiere era di portarli tutti a ballare. Gite con balli, gite con balli. Mi ha detto: scusi, ma lei sa cos'è un vecchio? Lei si è chiesta cos'è un vecchio? Un vecchio? Tu vuoi conoscere tuo figlio? Parlare al nonno. Papà, guarda che questo qui non studia niente. Vabbè, ma come mai mi facevi un mazzo così? Altri tempi. Solo i vecchi conoscono le leggi del mondo. E Hillman, che conosce l'anima come nessuno, quando incontra un vecchio, una sola cosa dovresti chiedergli: una benedizione. I vecchi sanno stare nelle cose, dei vecchi c'è da imparare. I vecchi sono il mondo della fiaba, della tradizione. Senza tradizione siamo perduti. Oggi noi possiamo dire tutto, fare tutto, cambiare tutto, scambiare i papà in mamma, fare interventi per cui delle persone che hanno un tipo di sessualità diventano delle prostitute, i trans. E dopodiché ci piace commuoverci dicendo: poverini, sono nati maschi in un corpo sbagliato. Non è vero. Pensate che in tutte le tradizioni il trans, in tutte le tradizioni era una figura molto vicina al divino, al sacro. Noi oggi abbiamo creato una popolazione operandoli di prostitute. Tenete presente che queste operazioni sono operazioni molto pericolose, molto tossiche, e che vogliono dire per tutta la vita riempirsi di ormoni. Nan Yin, il grande maestro, quando il suo allievo gli domanda: maestro, dov'è la conoscenza? Prende una tazza di tè, penso che lo conoscerete, e comincia a versare il tè. E l'allievo rimane sconvolto perché vede il tè che strabocca, 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 vuol dire cadere per terra.
gli dice: guarda, tu sei così, strabocchi di opinioni. È molto diverso l'altruismo come opinione omologata, o come atto profondo che viene dall'inconscio. Come se io che opero l'altruismo non sapessi che lo sto operando. Io e l'altro partecipiamo in un solo evento. Un po' come il bambino che vedendo la madre riconosce di esistere e riconosce il suo volto. Un volto vicino al volto. Altruismo significa liberare il mondo da convinzioni tossiche e pericolosissime. Una di queste è il lifting. Bisogna che a un certo punto qualcuno dica che il nostro volto era presente agli albori della creazione. C'era il tuo volto il primo giorno di gravidanza, c'era, non si vedeva, ma c'era. Hashem per gli ebrei è prima di tutto e più di tutto il Signore dei volti. C'è una grande contraddizione nel mondo ebraico. Il Dio che si presenta al mondo non vuole essere visto, non vuole essere immaginato, eppure Tzelem, luce e ombra, io sono Tzelem, luce e ombra, sono colui che vedi e che non vedi. Un buon altruismo appartiene al regno del buio, della notte. La notte porta consiglio. I bambini quando hanno un problema non ne parlano. Bisogna smetterla di pensare che più si parla dei problemi, più i problemi se ne vanno. Dei problemi non se ne parla. Gli antichi greci che conoscevano l'anima come pochi avevano nominato un dio per risolvere i problemi, Hermes. Il dio dei ladri, il dio della medicina, il dio della notte, il dio che portava il sogno e la guarigione. I bambini, che sono maestri dell'anima come i vecchi, quando hanno un problema non ne parlano, vanno a letto a dormire. Quindi è inutile fare quelle domande idiote, parlami, c'è qualcosa che non va. L'altruismo è conoscere l'altro, le sue epoche, i suoi destini, i suoi percorsi. È vero che noi parliamo a un mondo che ha bisogno di mangiare, che non ha il cibo, e che la nostra generosità è dare quello di cui noi utilizziamo in modo non necessario. Gurdjieff diceva che il peccato più grande di una cultura è fare cose che non sono necessarie. Il corpo è costruito, mi è piaciuto molto quello che ha detto prima Guerci sullo, questa idea dell'equilibrio. Molti vengono da noi, dagli psichiatri o dai terapeuti, pensando di ritrovare l'equilibrio, ma il tuo corpo è perfettamente in equilibrio, sono centinaia di miliardi di cellule nel cervello, il cervello sono 150 miliardi di cellule che stanno in equilibrio perfetto, nessuno riuscirebbe a concepire in uno spazio qualcosa in continuo divenire. L'intelligenza del corpo è forse uno dei più grandi eventi che noi dobbiamo riconsiderare. Non c'è tradizione della terra, non c'è tradizione della terra, non c'è in che non consideri il divino come un luogo nascosto, de profundis te clamavi Domine, il Deus absconditus. Questa cultura può imparare l'altruismo se impara a nascondersi. Bisogna smetterla con questo buonismo artificiale, con questa idea del parlare di tutto. Il tabernacolo, la festa delle capanne ebraica, il nascondersi è l'atto più sacro che esiste. Nasconditi. Quando c'è un problema, nasconditi. Smettila di parlarne con qualcuno, smettila di lamentarti, nasconditi. Teniamo presente che anche Lorenz, il grande teologo che ha lasciato delle pagine memorabili, riteneva che il più grande regalo che l'uomo possa fare all'uomo è la tradizione. I bambini trasformano tutto, il cervello del bambino è capace di trasformare tutto il mondo in magia, tutto il mondo in fiamma, tutto il mondo in tradizione. I bambini adorano le tradizioni, adorano le vesti rituali, adorano che si parli del senza tempo. La generosità è la generosità di un modo di essere che apre le porte a nuovi mondi. L'altruismo di persone omologate è un pessimo altruismo. Che fa rima con buonismo, il peggio che possa capitare agli esseri umani. Altruismo significa, abbiamo detto, rispettare il tuo carattere. Quando una persona mi dice: Salvatore, ho fatto delle cose molto positive, però dentro di me ci sono dei demoni, io gli faccio chiudere gli occhi e gli faccio immaginare che il suo lato generoso, altruista, stia insieme al suo lato demoniaco.
Non avete idea che sollievo si ha quando si smette di lottare contro se stessi, quando si accetta la propria debolezza, la propria fragilità. L'altruismo è la forza della fragilità. L'altro giorno parlavo con il mio amico Giovanni Allevi, musicista. Lui aveva letto una cosa che aveva scritto tempo fa, che mi diceva: vedi Raffaele, quando io ho scoperto che essere fragili è una delle caratteristiche fondamentali dell'essere umano, quando ho scoperto quello sono stato in pace con me stesso. L'altruismo è meglio degli psicofarmaci, perché è la porta aperta sull'ignoto, sul ricordarti sempre e comunque che tu non esisti da solo, che la stessa costruzione che fa del tuo volto un volto unico è associata a tutti i volti del mondo. Insomma, nel mio volto sono presenti tutti i volti. Grazie a tutti. Grazie.